Ciao fanciulle, benvenute nel mio mondo metallico o metallizzato, come dir si voglia. Questo è il trucco che ho realizzato oggi, se vi interessa seguite il tutorial. Applico su tutta la palpebra la mia base e prendo questa base che è shimmer e quindi renderà tutto il lavoro molto più semplice. L'applico così. Ora prendo questo colore che è un metallo, vediamo un po', è un bronzo rosa metallico. Lo prendo con il 239 e lo applico su tutta la palpebra mobile, andando anche un po' più su fino alla piega, lasciando solo questa parte qua esterna senza colore. Prendo questo verdone, pennello per sfumare, tipo il 217. È un colore che scrive veramente poco, ma a noi va benissimo per questo trucco perché vogliamo un effetto molto fresco, molto, molto estivo. Quindi andiamo con movimenti circolari a colorare tutta questa parte circondando tutto questo color bronzo rosato. E visto che il colore, come vi dicevo, è molto leggero, dovete fare tanti passaggi, dovete avere molta molta pazienza, quindi con tanti passaggi, sfumando i due colori insieme, sempre con movimenti rotatori, riuscirete benissimo a sfumare i due colori, rendendo questo trucco molto fresco. Fino qua giù. Ora prendo l'ultimo colore, questo, il più chiaro, lo prendo sempre con il pennello per sfumare e lo applico nella parte rimanente dell'occhio. Questo è facoltativo, se come me avete usato una base shimmer, potete lasciare sia l'effetto della base shimmer che appunto colorarlo leggermente per dare un ulteriore tocco di luce. Ora con un pennello per eyeliner come questo, io uso il duo di HM, che da una parte c'è lo sfumino e dall'altra parte c'è questo, costa pochissimo, costa tipo 1,90 euro, io mi trovo stra bene. Prendo questo ultimo colore che è un color bronzo bello intenso e coloro la parte sotto il mio occhio e la parte superiore, quindi creo una linea con questo colore circondando completamente il mio occhio.
Adesso matita marrone, questa è una matita shimmer che colora pochissimo dentro l'occhio. Andiamo a bordare il nostro occhio. Rima interna inferiore, rima interna superiore. Adesso applichiamo il mascara e il nostro occhio è già finito. Parte superiore e se vogliamo anche aiuto nella parte inferiore. Non ho preso bene la mira. Adesso mi tocca pulire tutto. Ecco qua, il nostro occhio è finito. Wow, come sembra bronzata! Sarà, boh, forse perché ho schiarito un po' i capelli. Boh, comunque, tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare questo trucco. Come base ho usato l'Urban Decay, la Primer Potion, però questa che è la... Aiuto! Caduta! La Sin, che è questa. Eccolo qua. Questa è metallica, ve l'ho già detto anche nel video, quando non ho voglia di truccarmi, soprattutto con questo caldo, mi metto solo questa come... c'è su tutta la palpebra, mascara. Se voglio esagerare la matita e via, basta. Questo è proprio un trucco fresco, veloce, facile da realizzare. Poi appunto questo non fa le pieghette, è perfetto. Poi la matita che ho usato è la della Urban Decay 24/7, la Bourbon, che è questa, che è questo marrone metallico. Va bene qualunque matita. Questa non mi scrive dentro l'occhio, come vedete scrive pochissimo. C'è chi piace, c'è chi non piace. Per questo trucco va benissimo perché è un effetto molto trasparente. Invece magari per altri trucchi più intensi non ve la consiglio. Poi il mascara ho usato il MAC Haute & Haute Lash, che è questo. Che è quello magico perché è doppio, che ha prima uno scovolino così, che sembra quello degli spazzacamini, che è molto, è lungo però ben separato, che serve appunto per separare, sono cinese, separare le ciglia. Invece la seconda parte lo rende più cicciotto e dà appunto quel volume in più, quell'effetto ciglia finte. Quindi se volete potete usarli insieme come ho fatto io, o se no uno o solo l'altro. Poi ho dimenticato il colore? No, questi sì, no, ce n'era un altro. Allora ho usato sì, no, questi, tutti questi. No, ecco, ce l'ho di là, adesso lo vado a prendere. Ho usato questa palettina di Maybelline, che si chiama Diamond Glow 22 Bronze Drama, come dico anche nel video. I colori scrivono poco 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 pochissimo. Questo scrive bene perché è tipo metallico, è tipo effetto crema. Gli altri invece scrivono poco, cioè, questa è la scrivenza. A noi va benissimo in questo trucco perché vogliamo un effetto molto, molto sheer, molto luminoso, molto leggero, molto fresco. Ovvio che se vogliamo un trucco intenso vi consiglio di bagnarli, però non so l'effetto che farà, o se no tenervi un effetto così leggero. Sulle labbra ho lasciato il mio colore naturale, ma ho usato solo questo che è di Madina. Questo è tutto gloss ed è tutto gloss trasparente, 25 ml di prodotto ed è il gloss, lo potete mettere sia appunto sulle labbra che mischiato ad altri pigmenti
c'ha dei pigmenti proprio per creare un rossetto. Lo potete mettere sugli zigomi per fare un effetto bagnato sulle palpebre. Lo potete mettere dove volete. A me piace molto appunto questo effetto, vedete? Molto luminoso e completamente neutro. Volevo rimanere con un trucco fresco, quindi ho pensato di usare questo. Questo, se non sbaglio, l'ho pagato 5 euro, ma non è più reperibile né nei negozi né sul sito, almeno fino a qualche mese fa. Se l'hanno rifornito, non lo so. Quindi andate sul sito di Madina, o nei negozi di Madina, provate a chiedere, non ve lo so dire. Vado a prendere il blush. Mi sembravano un po' pochi i prodotti. Allora, il mio fondo l'ho steso con l'Elf Powder Brush, stupendo, incommensurabile, insostituibile. Lo amo, lo sapete. Ci applico il fondo, in questo caso una crema colorata. Poi, con lo stesso pennello, senza pulire, senza far nulla, ci applico il blush. Oppure ci applico prima la cipria e poi il blush con lo stesso pennello e anche l'illuminante, quindi con un solo pennello io faccio completamente tutto il video. Allora, come fondo ho usato questa crema idratante che è la di Laura Mercier. È una crema idratante con SPF 20 ed è una oil free. Eccola qua. Questo è il dietro. Questo colore è il nude. Non so quanti colori ci siano, non so neanche il costo, perché io l'ho comprata in un set. In pratica c'era una bustina, c'era questa, c'erano tre pennelli forse, una spugnetta, un puff per la cipria, c'erano un po' di cose. Quindi non so dirvi il prezzo singolo. Penso che costi intorno ai 20-25 euro. Io mi ci trovo benissimo. La usavo anche l'anno scorso, è fresca, poi appunto l'SPF 20, è molto leggera. C'è, non c'è, ovviamente non copre perché non è un fondotinta coprente, è solamente una crema colorata, ma mi piace. E come il color bronzo che ho messo tipo come eyeliner e come blush, ho usato questa di Marina, che è questo crema effetto polvere, che si chiama Crystal Bronzing Glow ed è della serie 81. Eccola qua. Ed è questa e hanno questo effetto metallico. Io ho usato il primo colore. Vi faccio vedere i tre effetti. Questa mi piace, sì, ha l'effetto cipria. Infatti, quando io lo mettevo, cioè da crema, come il, penso sia tipo il metallo liquido di La Masca. Quando la mettevo come eyeliner, vedete che faceva tutti quei pallini, perché da gel, quasi crema, diventa polvere. Infatti va via veramente, cioè ti lascia la pelle morbidissima quando la applichi. Io l'ho usata così insieme, ho girato su tutto e poi l'ho applicata come blush. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato, e vi raccomando, non fissatevi su un singolo prodotto, tutto è sostituibile, non sono dei colori particolari introvabili. Qualunque marca fa il bronzo, fa qualunque marca fa il dorato. Ci sono dei degni sostituti di qualunque marca, sia più costosi che meno costosi. Invece di questo potete usare anche il Paint Pot e il Beastadi. Invece di questi e appunto di questa palettina c'è il Love Talc forse di Essence, che è un colore che va benissimo. Anche il Party All Night, qualcosa del genere, sempre di Essence, che vanno benissimo. Non fissatevi su un singolo prodotto. Tutto è sostituibile. Usate, sfruttate tutto quello che avete in casa. E con questo è tutto. La chiamo?
La chiamo. Aspettate che la chiamo. La chiamo, ma quando mai viene se la chiamo? Sono dovuta andare a prenderla. Ciao patatina. Ciao amore. Saluta. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle. Mi hanno usato.